Competere, meritare, trasformare. Sono le tre parole chiave di Decidere.net, un contenitore di stampo liberale e riformista ispirato a principi laici che il suo ideatore, Daniele Capezzone, esponente dei radicali alla guida della Commissione parlamentare alle attività produttive, è attualmente impegnato a presentare in tutta Italia. 13 sono i punti fondamentali del network, tutto orientati alla realizzazione di riforme, soprattutto in ambito fiscale. In primis, Capezzone punta l'accento sulla necessità di attuare la flat tax al 20% e annuncia la manifestazione che si terrà il 22 settembre a Roma per le pensioni delle future generazioni e contro le politiche dei sindacati e della sinistra radicale, alla quale hanno già aderito socialisti, giovani di Forza Italia e riformatori liberali. Guardi, io credo che ci siano tanti cittadini stanchi delle risse, delle polemiche, dei battibecchi inutili tra i partiti. E allora Decidere.net nasce come un movimento centrato su alcuni obiettivi precisi. Io ne cito tre. Il primo, tassa piatta al 20%, abbassare drasticamente la pressione fiscale. Secondo, garantire una pensione ai più giovani che oggi rischiano di essere truffati dalla riforma voluta dalla sinistra comunista e dal sindacato. Terzo, apertura immediata delle imprese superando gli incredibili vincoli burocratici che oggi rendono difficile avviare una nuova azienda. Lei tra l'altro ha posto l'accento questa mattina sulla trasversalità del progetto Decidere.net, un elemento importante per lei che tra l'altro è anche il presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera. Ma certo, basta con le chiacchiere della vecchia politica, uniamoci su queste cose precise. Io sono pronto a fare un tratto di strada con chi rispetterà questi obiettivi. Sono molto felice che in una prima manifestazione che si terrà a Roma il 22 settembre sulle pensioni, lo dico ai ragazzi, vi stanno togliendo la pensione, parteciperanno forze come i giovani di Forza Italia, i circoli del senatore Marcello Dell'Utri, altre realtà invece di storia socialista che sostengono il governo, ma sono critiche su questo punto. Ecco, io credo che bisogna lavorare così.